parte di spiaggia. Guarda, laggiù. Uno dei tuoi soldati? Sì, ma è solo. Pensi che abbia disertato? Quando tuo marito morì, il tuo clan aveva sete di vendetta. Nessuno è scappato. Mi conforta sapere che sono stati leali fino alla fine. Dimmi se vedi un altro dei nostri vessilli. Masako, vieni qui. Un vessillo ad Aci. Cavalcava lungo la spiaggia. Allora proseguiremo in quella direzione. Un vessillo che cuce. Non lo riconosco. Mio cognato combatteva per Kikuchi. Potrebbe essere vicino. Vogliamo cercarlo? Ora. Voglio solo trovare i miei figli. Il nostro vessillo. Chi è? Masanori. Era troppo giovane per combattere, ma suo padre era anziano, perciò prese il suo posto. Un buon figlio, oltre che un buon soldato. Sì, ma i miei dove sono? Un guerriero nagano. I loro arcieri uccisero molti mongoli. Erano i più abili con l'arco. Se solo ci fosse stato Sensei Ishikawa. Il vessillo di tuo zio. Ujikage, un caro amico dei miei figli, sarebbe rimasto al loro fianco. Devono essere vicini. Per di qua. Lasciano marcire i loro morti. Come fossero spazzatura. No. Shigesato! Yasunari! Appesi come animali. Forza, tiriamoli giù. Dovrebbero riposare con la famiglia, sepolti accanto a moglie e figli. La strada per Ariake è pericolosa. C'è un posto qui vicino dove seppellirli e onorare il loro sacrificio. E il faro. Giocavano lì, da piccoli. Ora se ne sono impossessati i mongoli. Ce lo riprenderemo. Il faro è da questa parte. Adoravano scalare quella torre. Quando non rientravano la sera, li trovavo sempre lassù. A guardare le stelle. Ogni bambino ha bisogno di un posto così. Il mio era un cipresso.
Non volevo mai scendere. Quando ero in cima, tutto mi sembrava possibile. Anche romperti il collo. Mia madre la pensava così, ma per mio padre faceva parte della mia crescita. Cosa ne pensava tuo zio? Nel suo castello non c'era bisogno di salire sugli alberi. Eccoli là, sporchi mongoli! Attenzione, forse ce ne sono altri. Salgono la collina. Osserva l'erba. Oh!
Credo sia finita. Allora ci siamo. Portiamo i miei figli. Non gli ho mai permesso di dormire qui. Neanche da grandi. Li ho sempre richiamati a casa. È questo ciò che mi manca di più di mia madre. La sua voce che mi chiama. Consolati, ora riposa in pace. Come tutti. Uno degli assassini della mia famiglia si aggira ancora per Ariake. Mi troverai lì. Ma per ora vorrei stare un po' con i miei figli. Capisco. Stai bene, Masako. Andiamo, capo! Sei libera. Trova un posto sicuro e restaci. Non andrò lontano, signore. I mongoli presidiano la strada. Catturano chiunque ci passi. Mi occuperò io di quei mongoli. Non ti torceranno neanche un capello.
Avanti, calca! Ho sentito un rumore. Oh!